Alessandra Pergolese, presidente del Teatro Club Udine. Il Palio studentesco, l'edizione numero 52, è iniziato non proprio benissimo, no? C'è stato il rifiuto da parte della Regione di concedervi un finanziamento. Sì, non ci è stato concesso il finanziamento triennale, perché bisogna precisare che quelli annuali ci vengono concessi, quelli annuali però sono di importo di molto inferiore. Questo triennale ci avrebbe dato respiro. Ci è stato negato perché è stata sottovalutata la nostra tradizione culturale. Questa cosa ci ha costretto, nostro malgrado, ad assumere una iniziativa giudiziale, perché abbiamo fatto un ricorso al TAR che è tuttora pendente. Però questa, diciamo, iniziativa ha fatto seguito la dimostrazione da parte di moltissime persone di una grande solidarietà, di un grande sostegno, e che ci ha rincuorato e soprattutto rinforzato nell'idea di avere assunto l'iniziativa giusta. Certo, quest'anno ci sarà anche un piccolo aumento dei biglietti per far fronte anche a queste spese in più. C'è un piccolo aumento dei biglietti che noi confidiamo nel fatto che sia compreso, insomma, sia accettato di buon grado dal nostro pubblico, che siamo convinti sia consapevole sia delle difficoltà che stiamo attraversando, ma soprattutto del valore di questa nostra, della nostra rassegna, che trova veramente nel territorio locale un grande radicamento, e testimonianza ne è appunto tutto il sostegno e l'affetto che abbiamo ricevuto.